Al cospetto dei campioni d'Italia, senza timore e coscienti che tutto può accadere. Lo sport, come la vita, dà la possibilità di ribaltare ogni pronostico. Oggi a Campagnano è di scena Imperia, i giganti al cospetto di una Cenerentola in cerca della prima vittoria stagionale. È come vedere Davide contro Golia. Le Liguri hanno il tricolore cucito ed una tradizione che impone di restare sempre in alto, a prescindere. Noi, invece, dobbiamo ritrovarci e cambiare rotta. Nelle prime tre partite della stagione sono arrivate tre sconfitte. Nella gara più difficile, in quella dove tutto sembra scontato a favore delle Liguri, Cosenza può e deve dare il 100% e trovare, sì, il coraggio di sovvertire i pronostici. È la quarta giornata di campionato della Serie 1 femminile. Prendete la mano della persona che vi sta accanto e siate pronti a tifare a squarciagola. Che abbia inizio Città di Cosenza to be sider, Rarinantes Imperia. Fino ad ora abbiamo raccolto solo macerie, eppure abbiamo giocato alla pari contro chiunque. Oggi di fronte abbiamo la squadra campione d'Italia, capace di rifilarne 20 alla malcapitata Assis Roma 7 giorni fa. Noi dobbiamo trovare il coraggio, la forza di reagire, la voglia di vincere che serve a superare ogni ostacolo, vette che sembrano insormontabili. Ma questa squadra è stata capace di fare cose strabilianti l'anno scorso. Quest'anno è tutto più difficile, siamo nell'Olimpo della pallanuoto, ma anche gli dèi hanno dei punti deboli. Questo è il pre-partita di Città di Cosenza to be sider contro Imperia. Di fronte abbiamo le ragazze che sono riuscite a conquistare il tricolore nella passata stagione. Sono arrivate prime, anzi seconde, e alla fine però hanno vinto nei playoff, battendo in finale Padova. Noi invece siamo arrivate seconde in Serie 2, poi grazie ai playoff ci siamo aggiudicati il diritto di giocare nella massima serie del campionato di pallanuoto. C'è una novità nella squadra di Posterivo questa settimana: non c'è Alessia Marani, c'è Veronica De Cuia con la calottina numero 7. Per il resto, altre 12 ragazze che in queste tre giornate purtroppo ancora non hanno raccolto nessun punto. Oggi è davvero ostica, difficile, una gara che vede di fronte alla Città di Cosenza to be sider le migliori, o almeno quelle che sono state le migliori fino all'anno scorso. Pochi secondi e andremo con quelle che sono le formazioni della gara. Restate con noi. Tutto pronto alla piscina olimpionica di Cosenza, la fase delle presentazioni. Allora andiamo anche noi con le formazioni. Iniziamo dalla squadra campione d'Italia, la Rarinantes Imperia. Calottina numero 1, Giulia Gorlero. 2, Anai Ralat. 3, Elena Borriello. 4, Giamia Tedesco. 5, Mercedes Stieber. 6, Elisa Casanova. 7, Francesca Pomeri. 8, Silvia Motta. 9, Giulia Emmolo. 10, Martina Bencardino. 11, Laura Drocco. 12, Sara Moretti. 13, Cecilia Solaini. Allenatore il signor Marco Capanna. Ed ora lo sentite, tocca al nostro 7 rosa. Calottina numero 1, Divina Nigro. 2, Giusi Citino. 3, Martina Gallo. 4, Rita De Mari. 5, Noemi Vitaliti. 6, Blanca Gil Sorli. 7, Veronica De Cuia. 8, Carolina Nicolai. 9, Zoe Arancini. 10, Sara Zaffina. 11, Roberta Motta. 12, Agnese D'Amico. 13, Angela Manna. Allenatore, Andrea Posterivo. Arbitri dell'incontro, Mario Bianchi di Roma e Alessia Ferri di Roma. E la sfida anche tra le due sorelle, vale a dire Silvia e Roberta Motta, si incontrano per la prima volta. Roberta con Cosenza, Silvia invece con le campionesse d'Italia. Pochi secondi e sarà match, a tra poco. Tutto pronto a Cosenza, alla piscina olimpionica di Cosenza, per la sfida tra Città di Cosenza to be sider e Imperia. Attacchiamo da destra a sinistra della nostra postazione in calottina bianca, in calottina blu invece con il tricolore bello in vista. C'è Imperia, Imperia che a punteggio pieno ha vinto nelle prime tre giornate di campionato. Noi invece abbiamo perso tutte e tre le sfide, ma ce la siamo giocate fino all'ultimo contro tutte le squadre. Oggi affrontiamo le migliori. Prima contesa, Zoe Arancini contro Laura Drocco. Niente da fare con Imperia, che conquista il primo pallone della partita. Lo va a giostrare con Silvia Motta, sorella di Roberta.
una sfida proprio tra le due sorelle, Silvia con l'Imperia e Roberta con Cosenza. Va a gestire il pallone la squadra di Capanna, lo fa con la Stieber che va a trovare immediatamente un pallone per la Pomeri, poi prova a girarsi ma non ci riesce. Il centroboa Ralat dell'Imperia, allora Cosenza può ripartire, vanno immediatamente in pressing efficace anche perché è bravissima in questa circostanza la Pomeri a rubare il tempo a Sara Zaffina, può ripartire nuovamente Imperia, ha perso il pallone, lo recupera subito, attenzione perché siamo intorno ai 5 metri, prova ad avanzare per una conclusione, la Motta, conclusione che non arriva nello specchio della porta, pallone che si ferma molto prima e allora facile la presa da parte di Divina Nigro, pallone immediato per Noemi Vitaliti, ci si aspetta una buona gara dalle nostre ragazze, certo è un test probante quello contro Imperia, Zoe Arancini, posizione 4 va a ragionare, movimento della Gallo, cerchiamo e troviamo invece sull'asse Arancini Gil un pallone per l'Acitino che non riesce a far sua la sfera, bloccata bene da un pressing portato da Pomeri e Drocco, riparte Imperia, lo fa con la Stieber, su di lei c'è il fallo della Gallo, 0-0 il punteggio, mancano 6 minuti e 30 secondi, conclusione alta da parte della Pomeri ma c'è stata una deviazione secondo il direttore di gara di Divina Nigro, brava con la punta e le dita della mano destra a deviare il pallone, sempre 0-0 ma c'è Imperia in attacco, andiamo a difendere, lo facciamo con la Gill in pressing sulla Emmolo. Poi il pallone per la Stieber, nuovamente vanno a cercare un pallone centrale, la Citino va in pressing sulla Motta, nuovamente la Motta in possesso palla, posizione centrale, chiamano una conclusione della Motta che attende un attimo, poi va a concludere, pallone che termina fuori, si resta sullo 0-0, pericolosa Imperia, ma ci siamo difese bene in questo inizio di gara. Pallone per Blanca Gil, Sara Zaffina, il movimento della Vitaliti che prova a sganciarsi dalla Drocco, vediamo se riesce Sara Zaffina a giocare un pallone in verticale per la Vitaliti, c'è probabilmente un fallo su Sara che riesce a liberarsi, attenzione perché abbiamo 10 secondi a nostra disposizione, il direttore di gara lascia proseguire con la Zaffina che viene fermata, viene chiamato il fallo, 6 secondi, il pallone per l'Acitino, viene deviata la traiettoria da Silvia Motta, niente da fare quindi per Cosenza, riparte subito Imperia sull'asse Gorlero Pomeri. La Pomeri vuole e trova la collaborazione di Giulia Emmolo, una delle giocatrici più talentuose di Imperia. Grande stagione per la Emmolo, quella della passata stagione, ma tutta Imperia ha fatto una grande stagione. Attenzione però alla Tupisidere che può sfondare sulla destra con Sara Zaffina. Viene lasciata libera Sara, ancora Sara che ruota, vediamo se prova a concludere, lo fa! La facile parata da parte di Giulia Gorlero che è rimasta ferma e ha fatto suo il pallone. Gorlero che lo ricordiamo nel giro della nazionale, ma non è l'unica perché ci sono tante nazionali nella rosa di Imperia. Capovolgimento di fronte, attenzione al movimento da parte della Emmolo che si alza in acqua fintando una conclusione, poi gioca in orizzontale per la Stieber, su di lei va in pressing l'Acitino, dobbiamo dare il massimo a livello fisico, dobbiamo cercare di neutralizzare tutte le fonti di gioco, attenzione a questa azione da parte della Ralat che è riuscita a liberarsi dell'Arancini, poi però ha perso il pallone, se lo ha allungato troppo, riparte Cosenza, lo fa sull'asse Nigro Zaffina, ragiona Sara, il movimento dalla parte opposta della Vitaliti, cerca il pallone con un movimento all'indietro Blanca Gil, poi c'è un fallo in attacco da parte della Citino, probabilmente il direttore di gara Alessia Ferri fischia un fallo in attacco per Cosenza, capovolgimento di fronte, siamo sull'out di sinistra del versante d'attacco di Imperia, il movimento, attenzione perché il direttore di gara Bianchi segnala un'espulsione e la prima rete della gara porta la firma di Silvia Motta, se non andiamo errati. Sì, così è, Silvia Motta porta in vantaggio Imperia 1-0 sull'asse Emmolo Motta. Passano in vantaggio le giocatrici ligure, Imperia che lo ricordiamo ha vinto il suo primo scudetto storico, scudetto nella passata stagione in Liguria, oltre ad Imperia
ricordiamo gli scudetti vinti anche da Rapallo e Prorecco dopo un dominio assoluto da parte di Catania prima, Volturno prima, scusate, Catania poi, Catania che è la squadra più titolata d'Italia, ricordiamo l'Orizzonte Catania ha vinto 19 scudetti, Volturno 7, poi una testa per Fiorentina, Prorecco, Rapallo e Imperia. Seguiamo questa azione però della città di Cosenza Tubisider, Blanca Gil su di lei, il pressing della Pomeri, Blanca va al passaggio in verticale per la Citino che non riesce ad arrivare sul pallone perché viene braccata bene dalla Drocco che non la fa muovere, allora immediatamente prova la Gorlero a mettere in moto le bocche di fuoco liguri, il pallone profondo sull'out di sinistra dove prova a ragionare con la calottina numero 12, la Moretti. Posizione 2, riceve la Emmolo, movimento ottimo da parte della numero 11, vale a dire Laura Drocco che va a colpire la traversa, dice di no un legno ad Imperia e allora riparte Cosenza, lo fa con l'Adamico che sbaglia il passaggio per Zoe Arancini, non dobbiamo forzare dei passaggi, non dobbiamo cercare di arrivare il primo possibile dalle parti della Gorlero perché Imperia in questo momento non sta alzando molto i ritmi e possiamo anche noi da questo punto di vista cercare in qualche modo di limitare i danni, ripetiamo, stiamo giocando contro una delle migliori squadre non solo in Italia ma davvero una delle migliori squadre d'Europa. Seguiamo questa azione con l'espulsione per Cosenza da parte della numero 8 Carolina Nicolai, attacca Imperia con un pallone centrale, bravissima Agnese D'Amico a leggere la traiettoria del pallone e a fermare la Casanova. Ricordiamo che fino ad ora sono state due le espulsioni per Cosenza, espulsa Blanca Gil ed è arrivato poi il gol sulla prima superiorità numerica di Imperia e espulsa pochi istanti fa la Nicolai. Sulla seconda superiorità Imperia non è riuscita ad avere la meglio. Seguiamo questa azione d'attacco della città di Cosenza Tubisider. Carolina Nicolai, pallone per Zoe Arancini. Su di lei arriva il pressing della Stieber. Zoe allontana il pallone perché stavano per terminare i 30 secondi utili per andare a concludere. Si riparte da Mercedes Stieber. Segnato tanto in questo inizio di stagione la Stieber. Ragiona, gioca in orizzontale, un 1-2 con la Drocco, nuovamente la Stieber centralmente, riceve la Casanova che va con un gioco di prestigio a concludere, il pallone si stampa sulla traversa, le dice di no, si resta sull'1-0 Imperia, Cosenza però sta facendo un'ottima gara, Agnese D'Amico per Zoe Arancini, il movimento della Citino che riceve, Giusi non riesce ad addomesticare la sfera per provare a concludere, pallone che si allunga e di fatto consente alla Gorlero di recuperarlo e di giocarlo immediatamente sull'out di sinistra versante d'attacco di Imperia con la Drocco che va al cambio campo per la Emmolo, brava la Emmolo a portarsi il pallone oltre la schiena per non consentire così alla Nicolai di intervenire, attenzione ancora ad Imperia che va a segnare la seconda rete con la firma di Martina Bencardino servita da Giulia Emmole, la Bencardino riesce a trovare il gol del 2-0, approvato Divina Nigro a dire di no alla conclusione della Bencardino, niente da fare, ci sono molti cambi ora per quanto riguarda Imperia, proprio in chiusura ad 1 minuto e 18 secondi alla fine di questo primo quarto, Imperia davanti 2-0 su Cosenza, tanti cambi per la squadra di Marco Capanna, Imperia che ricordiamo ha vinto tutte e tre le gare fin qui disputate, con l'ultima affermazione in casa contro la SIS Roma per 20-3, Imperia che ha vinto fuori casa contro il Rapallo 10-3 e la prima al debutto contro Messina 10-2. Ora è davanti qui a Cosenza 2-0, giochiamo contro la squadra campione d'Italia. Attenzione a questa palomba morbida che prova la Motta e poi si complica un po' la vita la Gorlero con la Borriello e alla fine il direttore di gara Alessia Ferri ravvisa un fallo ai danni di Zoe Arancini, ci sarà un tiro di rigore in favore
della città di Cosenza to be seeder, Zoe Arancini contro Giulia Corlero. L'ok del direttore di gara. La conclusione errata da parte di Zoe Arancini. L'impressione che ci sia stata anche una piccola ma provvidenziale deviazione da parte di Giulia Corlero. Attenzione al capovolgimento di fronte, c'è un fallo in attacco da parte della Casanova. Può ripartire Cosenza, siamo sotto 2-0, 42 secondi, 30 da far passare e provare a concludere per non dare poi possibilità alle nostre avversarie di sfruttare gli ultimi 10 secondi a loro disposizione. Cambio campo, attenzione alla Motta, ancora la Motta che prova a sfondare e brava in ripiegamento la Amoretti, che secondo il direttore di gara commette fallo. La Motta ancora in possesso, palla per Cosenza, vuole un 1-2 con Veronica De Cuia, viene servita poi Zoe Arancini per Blanca Gil. Attenzione a Blanca, vediamo se trova l'1-2 con Roberta Motta. Time out richiesta da Andrea Posterivo. Un minuto a disposizione di Andrea Posterivo per catechizzare al meglio le sue ragazze. Cosenza che è sotto 2-0 in questo primo quarto, a 23 secondi dalla fine proprio del primo quarto. In calottina bianca il nostro sette rosa, in calottina blu con tricolore bello in vista centralmente Imperia. Imperia che è andata in rete con Silvia Motta e Martina Bencardino. Silvia Motta che al momento vince il derby con la sorella Roberta, più giovane di Silvia nettamente. Roberta l'anno scorso, sua prima stagione qui a Cosenza, ha fatto benissimo conquistando proprio la Serie 1, una promozione fantastica in Serie 1 insieme a tutto il gruppo che vedete. Le uniche novità di quest'anno, lo ricordiamo, sono i nuovi acquisti Blanca Gil, Zoe Arancini e Agnese D'Amico. 2-0 Imperia. Cosenza che ha sbagliato un tiro di rigore con Zoe Arancini, ipnotizzata da Giulia Corlero, e anche sfortunata perché la deviazione della Corlero ha fatto stampare il pallone sulla traversa. Zoe Arancini, Agnese D'Amico, 6 secondi ragazzi, dobbiamo provare a concludere. La D'Amico, pallone che termina di un soffio fuori. 5 secondi alla fine di questo primo quarto, ha provato Agnese D'Amico a sorprendere Giulia Corlero. Time out chiamato da Marco Capanna per sfruttare al meglio questi 5 secondi e catapultare di fatto le sue ragazze in prossimità della porta difesa da Divina Nigro. 5 secondi sono pochi, sta di fatto che comunque hanno delle doti oltre che atletiche e tecniche le ragazze di Capanna da poter sfruttare anche 5 secondi. In questo caso è stato un time out tattico per consentire proprio ad Imperia di proiettarsi dalla parte opposta, evitando lanci lunghi e di perdere secondi preziosi. Mancano 5 secondi, lo dicevamo alla fine di questo primo quarto, 2-0 davanti Imperia grazie alle reti di Silvia Motta e Martina Bencardino. Con, come potete vedere ora, proprio Imperia che va ad aprirsi a ventaglio, Cosenza che va in marcatura proprio a uomo, guardatela nell'uno contro uno, hanno una stazza rilevante anche le nostre avversarie, però noi non ci tiriamo indietro, guardate come andiamo in pressing e le facciamo sbagliare perché la conclusione da parte della Emmolo va decisamente al lato. Termina il primo quarto, 2-0. Imperia è davanti, ma Cosenza sta giocando al momento un'ottima gara, ripetiamo, al cospetto delle migliori. Pochi secondi e ci sarà l'inizio del secondo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, nel primo Imperia davanti 2-0, attacchiamo sempre da destra a sinistra in calottina bianca, Imperia in calottina blu. Io vi ricordo, prima che inizi il secondo quarto, che per quanto riguarda la pallanuoto giovanile, femminile e quindi la Cosenza Nuoto, Claudia Pressa, bravissima, convocata per il collegiale, mentre vi ricordo anche che per quanto riguarda la Serie B maschile, Cosenza inizierà il 10 di gennaio nel girone 4, la seconda contesa va ad Imperia, così come la prima. Però Zoe Arancini in questa circostanza ha sfiorato davvero di poco il pallone, è arrivata prima la Drocco, 2-2 per quanto riguarda le contese. Nuovamente Imperi a giocare il primo pallone di questo secondo quarto, così come era avvenuto nel primo. Il movimento da parte della Motta con pallone sulla destra in posizione 1, riceve Stieber
centralmente provano a mettere in moto un grande movimento la Embolo, che va a fare un numero d'alta scuola, perché in mezzo a due riesce a calamitare il pallone, quasi avesse una ventosa al posto delle mani, per portarlo davanti. Tiro di rigore, primo tiro di rigore per Imperia, sul punto di battuta la Pomeri. Conclusione, la Pomeri, è grande intervento di Divina Nigro che la ipnotizza. Grandissima Divina, è rimasta ferma fino all'ultimo e ha ipnotizzato la Pomeri. Ha sbagliato un rigore Imperia con la sua specialista Pomeri. Attenzione alla Citino, siamo dalla parte opposta, il fallo su di lei da parte della Motta. Poi Zoe Arancini non riesce ad addomesticare bene il pallone. Fallo in attacco della Citino, si riparte da possesso palla Imperia. Commettiamo ingenuità in questa circostanza, dando la possibilità alle più titolate giocatrici di Imperia di ripartire, di imbastire una nuova azione d'attacco. Posizione 5, ragiona la Pomeri. Pallone per Silvia Motta, su di lei la Citino. La Motta per la Emmolo, la De Cuia non la molla un attimo, la Emmolo con calma, lei che mancina, va a giocare questo pallone che arriva poi dalle parti della Ralat, che va a concludere il pallone, termina sul palo e poi Divina Nigro riesce immediatamente a rimetterlo in gioco. Agnese D'Amico, vediamo se riesce a trovare un passaggio o quantomeno a leggere un passaggio, così è per la Gil. Blanca viene affrontata dalla Stieber, ancora Blanca Gil, centralmente il pallone per Giussi Citino, non riesce a liberarsi, c'è il fallo della Motta, viene espulsa la Motta e allora andiamo a giocarci questa superiorità con la Citino, che a tu per tu con la Corlero va a concludere centralmente. E attenzione, perché dalla parte opposta si presenta da solo la Ralat con Divina Nigro che si esalta e riesce a deviare. Era andata a colpo sicuro la Ralat, la Nigro ha aperto le braccia e con la mano destra ha deviato il pallone, provvidenziale. Si stanno esaltando i due portieri, possiamo dirlo, Divina Nigro contro Giulia Corlero. Corlero che nel giro della nazionale, anche Divina però giovanile, Divina Nigro che ha avuto una crescita incredibile, lo sta dimostrando anche quest'oggi al cospetto delle migliori. Divina sta facendo una grandissima partita. Qualche istante fa abbiamo sciupato invece una grossissima occasione per accorciare le distanze con Giussi Citino. Silvia Motta, che bella palla della Motta, una lettura perfetta del movimento della Stieber. La Motta ha visto un varco per servirla centralmente e la Stieber ha agganciato e ha battuto la Nigro per il 3-0 Imperia. Prima rete di questo secondo quarto, a 5 minuti e 51 secondi dalla fine di questo secondo quarto, la rete di Mercedes Stieber, che nell'ultimo match giocato da Imperia contro Roma ha messo a segno 4 reti. Oggi invece la prima rete, una rete a testa per Stieber, Motta e Bencardino. Attacchiamo con Agnese D'Amico, giostriamo un pallone dove in posizione 2 andiamo a servire Rita De Mari. Posizione 1 riceve Noemi Vitaliti, che adesso va praticamente, scivola in posizione 2 con l'Arancini in 1. Serviamo Rita De Mari centralmente per Giussi Citino, che prova a liberarsi. C'è un fallo sulla Citino da parte della Pomeri. Poi Giussi ci gira per una conclusione che è centrale, mette un po' i brividi ad Imperia, che però riparte immediatamente sull'asse Gorlero-Stieber. Va a giostrare questo pallone sul pressing della Nicolai, anzi della Vitaliti. La Stieber centralmente il pallone lì dove la Zaffina lotta e prova a difendere la sfera, anzi la D'Amico. C'è un fallo di Agnese D'Amico, viene espulsa, ci sarà la terza superiorità in favore di Imperia. Bencardino, Emmolo, Stieber, Pomeri, conclusione, anzi la Ralat è andata a concludere, pallone che è terminato fuori.
alto sopra la traversa, 3-0 Imperia, 4 minuti 51 secondi, siamo noi, il vostro cronometro, 3-0 Imperia, adesso siamo in possesso palla, la De Cui, auto di sinistra nel nostro versante d'attacco, pallone in orizzontale per la Zaffina, va a fare movimento centralmente provando a sfondare Zoe Arancini, poi Noemi Vitaliti, in posizione 2 Noemi, serve nuovamente Sara Zaffina, no, provano a non farci proprio ragionare e ci riescono in questo momento perché non riusciamo a trovare un varco per provare a concludere, mancano pochi secondi, 7, Zoe Arancini, vediamo se prova a concludere, non lo fa, 5 secondi, 4 secondi, Zoe Arancini conclude, pallone che fa la barba alla traversa, ma c'è stata la provvidenziale deviazione di Giulia Corlero, quindi 3-0, possesso palla per Cosenza che può nuovamente sfruttare 30 secondi per provare a concludere. Direttore di gara, signor Mario Bianchi, direttore di gara internazionale Mario Bianchi. Non abbiamo precedenti a livello femminile con Mario Bianchi, abbiamo invece un precedente, che precedente, con Alessia Ferri, gara di andata della semifinale playoff nella passata stagione contro Volturno, eravamo sotto 6-2, abbiamo vinto alla fine con una grandissima rimonta che ci ha consentito poi di andare con uno spirito diverso a giocare a Santa Maria Capua Vetere, battendo Volturno e andando in finale contro Como. Che palle, che rete! Giussi Citino, Arancini Citino e lì Giussi non perdona perché fa quello che sa fare, pallone in rete con un movimento fantastico da parte della Citino, brava anche l'Arancini diciamolo a trovarla, è stata, ha scelto la traiettoria giusta Zoe Arancini per Giussi Citino che ha segnato la sua prima rete in questa gara, Cosenza 1, Imperia 3, nuovamente possesso palla per la squadra ospite, 4 minuti, 8 secondi, meno 2 Cosenza, Lara Latt servita dalla Pomeri, va in pressing la Motta, stiamo giocando una gara gagliarda, una gara tosta, quello che ci aspettavamo dalle nostre ragazze al cospetto di un Imperia, campione d'Italia che venuta qui cosciente della propria forza, ma sa sicuramente Marco Capanna che non ci si può fidare di questa città di Cosenza Duquisidere. Attenzione però a questa azione con la conclusione centrale da parte della Casanova, brava Divina Nigro, ci fa ricominciare, pallone a destra per Rita De Mari, dobbiamo andare veloci su quell'asse, Rita non nuota, si frena, poi avanza, abbiamo 18 secondi, attenzione perché De Mari può far male se prova a concludere da lì, si frena perché arriva come un falcon stieber a chiudergli una traiettoria di tiro, poi il movimento della Vitaliti, pallone per Blanca Giro che non riesce a liberarsi, c'è il fallo su Blanca da parte della Pomeri, lo scarico per Rita De Mari ancora, il movimento da parte di Roberta Motta, la Motta conclude! E la Corlero riesce a deviare una conclusione che sembrava perfetta. Con la mano sinistra riesce ad arrivare lì dove nessuno pensava, all'incrocio dei pali. È andata a colpo sicuro Roberta Motta. La Corlero ha fatto valere la sua esperienza, la sua bravura, il suo estro. Perché anche i portieri hanno estro. Attenzione alla Zaffina! Sembrava la traiettoria giusta. Il pallone è andato a fare la barba all'incrocio dei pali, Cosenza pericolosissima e l'impressione in questo secondo quarto è che Cosenza abbia capito che quelli che sono i suoi mezzi e come poter affrontare le migliori, stiamo giocando un grande secondo quarto, attenzione alla Rallat, proviamo a murarla, il pallone che arriva poi dalle parti della Casanova, c'è il fallo secondo il direttore di gara da parte di Sara Zaffina e la rete che arriva da parte della Emmolo, sono saltate le marcature e la Emmolo ha messo la sua firma, la rete della 4-1 Imperia. 2 minuti, 38 secondi alla fine di questo secondo quarto con Andrea Posterivo che opta per alcuni cambi, dentro nuovamente la D'Amico, dentro la Vitaliti e la Citino, fuori Rita De Mari, fuori Sara Zaffina, mentre ora seguiamo anche una sostituzione da parte di Imperia, fuori la Casanova e dentro la Borriello,
Imperia che è davanti 4-1, le reti per la squadra ospite di Stieber, Motta, Emmolo e Bencardino. Per quanto riguarda Tubi Sider, un gol eccezionale, quello messo a segno da Giusy Citino. 4-1 per Imperia, attacca Cosenza sull'asse Vitality Gil, poi Isoe Arancini. Arancini per la Gil, 11 secondi ragazze per provare a concludere. Vitality per D'Amico, 6 secondi, Agnese, Otirio allarga il pallone per evitare che l'attacco di Imperia perde il pallone, invece la Vitality, allora Imperia può ripartire sul lato di sinistra con la Pomeri, Francesca Pomeri. Vediamo se prova uno scarico, lo fa per la Borriello, poi la Stieber, vicino a lei la Emmolo che chiama il pallone. C'è un movimento ad incrociarsi da parte di Ralat e Borriello, la Stieber va a cercare proprio la Ralat, c'è il fallo secondo il direttore di gara da parte della Vitality. Il time out è richiesto da Marco Capanna. Primo time out di questo secondo quarto lo chiama Capanna per cercare di sfruttare al meglio la superiorità dovuta al fallo da parte di Noemi Vitality. Imperia che sta facendo ovviamente un'ottima partita, è davanti 4-1, ma Cosenza che non è da meno. Non inganni il risultato perché davvero stiamo giocando un'ottima gara e non è facile dinanzi a chi ad esempio 7 giorni fa ha vinto contro la SIS Roma 20-3, SIS Roma che ricorderete è arrivata prima l'anno scorso proprio nel nostro girone in A2. Imperia annovera gente come Giulia Emmolo, che è cresciuta proprio nel vivaio della squadra ligure, è esordito proprio in A1 proprio con Imperia nel 2008-2009 e con le nazionali giovanili. Pensate, la Emmolo ha conquistato 2 medaglie d'oro nello stesso anno, il 2008. Seguiamo questa azione di Imperia, superiorità numerica per la squadra di Capanna. Vanno al cambio campo, la Emmolo va a gestire questo pallone, lo addomestica, scarico per la Stieber che ragiona, proviamo a murare, attenzione alla Stieber da lì, prova a trovare un angolo, trova quello giusto, l'angolo del 5-1 perché la Stieber va a bucare la Nigro per il 5-1 Imperia, seconda rete personale e al momento anche migliore marcatrice della gara, Mercedes Stieber. Imperia 5, Cosenza 1, la D'Amico per l'Arancini. Mentre nel primo quarto Imperia ha chiuso con un parziale di 2-0, ma noi abbiamo concluso poco e nulla, in questo secondo quarto dobbiamo dire che le nostre ragazze hanno giocato davvero bene. Attenzione ora alla D'Amico che conclude e trova una grandissima rete, Agnese D'Amico, 5-2. Brava la D'Amico, così con coraggio ha trovato il varco per battere la Corlero. Imperia davanti, ma Cosenza che si rifà sotto e a meno 3. Imperia 5, Cosenza 2. La Borriello in possesso del pallone, lo gioca in posizione 4 per la Drocco che si accentra dando così la possibilità di sfondare centralmente alla Borriello che viene marcata alla Citino, poi la Emmolo, su di lei la Gil, la Emmolo prova a concludere, brava Blanca a limitarla, è molto, siamo state bravissime in questa circostanza a fermare Giulia Emmolo. Attenzione alla Gil, time out, time out richiesto da Andrea Posterivo, chiamato dalla città di Cosenza. Blanca Gil si era involata verso la porta della Corlero, Andrea Posterivo ha chiamato un time out per gestire al meglio questa azione, anche se Blanca si stava involando verso la porta. Certo che in queste circostanze è proprio questione di secondi, va chiamato il time out, va letta l'azione al meglio.
probabilmente Blanca Gilla avrebbe trovato anche la posizione di, della difesa di Imperia. Seguiamo questi secondi, che sono secondi in cui Andrea Posserivo prova a catechizzare le sue ragazze a 32 secondi alla fine del secondo quarto. Al momento 0-2-3-2, questi sono i parziali dei due quarti. 0-2-2-3, perdonatemi, per Imperia, che è riuscita nel primo quarto a chiudere con un parziale di 2-0. In questo secondo quarto il parziale di 3-2 per la squadra ligure. Alessia Ferri restituisce il pallone ad Agnese D'Amico. Forza ragazze, Zio Arancini, Agnese D'Amico, su di lei Ralat che non la molla. La D'Amico ragiona, guardate Blanca Gilla che lotta con la Pomeri, vanno entrambe sott'acqua. La Gilla vuole uno spazio per avere la possibilità di ricevere un passaggio. La D'Amico la vede ora, ancora la Gilla con la deviazione della Corlero. Anzi no, secondo il direttore di gara, noi ha dato l'impressione di aver deviato il pallone. Si gioca con possesso palla Imperia. Asse Corlero Ralat. Attenzione alla Ralat, da lì D'Amico prova a murarla, poi la Gilla che è bravissima a fermarla proprio con la inchiusura di tempo. Finisce il secondo quarto, punteggio Imperia davanti 5-2 su Cosenza. 0-2-2-3 questi parziali dei due quarti. Si andrà ora al cambio campo per l'inizio del terzo quarto, tra poco. Tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, vi ricordo il punteggio, Imperia davanti 5-2 su Cosenza, 0-2-2-3, questi parziali dei due quarti. Attacchiamo in questo terzo quarto da sinistra a destra della nostra postazione, in calottina bianca, calottina blu per la squadra campione d'Italia, Imperia. Nelle prime due contese ha avuto la meglio Laura Drocco al cospetto di Zoe Arancini, ora andando ad affrontare questa contesa per Cosenza c'è Roberta Motta, per invece la squadra ospite Ahmed Ralat. Si scambiano nuovamente i due direttori di gara, vale a dire Mario Bianchi e Alessia Ferri. Ora Alessia Ferri è proprio sotto la nostra postazione, Mario Bianchi, quello che vedete in fondo, è la terza contesa di questa partita. Vediamo se Ralat arriva con netto anticipo sulla Motta. Hanno un altro passo, hanno un altro passo rispetto a noi, ma davvero una squadra, la nostra, che può crescere tanto. Sapevamo che sarebbe stato un anno di sofferenza, questo inizio lo dimostra, un inizio di stagione difficile, al cospetto però di squadre con cui, tranne fatta eccezione proprio per Imperia, che è di un altro pianeta, diciamo, mentre ora seguiamo la Casanova, che è brava a segnare la sua prima rete personale, la rete del 6-2 per Imperia, porta la firma di Elisa Casanova. Dicevamo, nelle prime tre giornate Cosenza ha giocato alla pari contro le sue avversarie. Se pensiamo che Rapallo, che ha vinto uno scudetto negli anni scorsi, 7 giorni fa, ha vinto contro di noi 14-13, noi siamo stati in partita fino alla fine 1-1, 6-4, 3-3, 4-5, questi parziali dei quattro tempi della gara di Rapallo, a dimostrazione che la squadra di Posterivo è viva, è una squadra che ha grandi margini di miglioramento e può salvarsi. Può arrivare all'obiettivo, che è quello della salvezza, ma che brava la Citino ora a recuperare un pallone e a giocarlo nuovamente per la Vitality. Da lì Noemi può far male, che bella palomba! La Corlero la devia quel tanto che basta per farla sbattere sul palo. Sfortunati anche. Ora qualche nuvola va a coprire il sole. Si gioca, vi ricordo, la piscina olimpionica di Cosenza, è la quarta giornata del campionato di Serie 1 femminile. Città di Cosenza Tubisider contro Rinantes Imperia. La Casanova si libera della marcatura dell'Arancini, va a provare un colpo da sotto per scavalcare la Nigro, ma non misura bene. Si riparte ora dalla Vitality per la Zaffina, attenzione Sara perché da dietro arriva la Casanova, brava a liberarsi del pallone nuovamente per la Vitality, che serve la Gilla, Blanca Gilla in possesso del pallone, arretra la sua posizione per avere più un quadro di lettura migliore, poi la Vitality con una splendida parata della Corlero che sembrava aver perso il pallone con la mano destra, lo ha ritrovato con la sinistra.
dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori portieri al mondo. Giulia Gorlero, che cosa ha fatto? Quasi un gioco di prestigio su una conclusione, sembrava davvero. In tre ore c'è la rete di Elisa Casanova, seconda rete per la Casanova, brava nel liberarsi dal pressing dei nostri difensori e abbattere la Nigro. 6 minuti alla fine di questo terzo quarto, Imperia davanti 7-2, ed è anche il massimo vantaggio che la squadra ligure è riuscita a costruirsi in questa gara, più 5 al momento, 7-2 Imperia su Cosenza. Uno sguardo alle panchine, Marco Capanna, che poco da dire alle sue ragazze che stanno comunque giocando la loro gara, ai loro ritmi e con la loro forza. Andrea Posterivo invece sta provando anche a livello psicologico a caricare le sue ragazze, perché giocare contro Imperia non è mai facile e si rischia a volte di fare anche una brutta figura, come è successo proprio a Roma 7 giorni fa contro la SIS Roma, contro Imperia. Cosenza invece ad ora sta facendo una buona gara. Ribadiamo un concetto fondamentale: stiamo giocando contro le migliori, noi siamo al primo campionato di Serie 1, dobbiamo crescere, dobbiamo avere pazienza. Lara Lat prova a liberarsi della Nicolai, che è brava, brava Carolina a limitarla e a darci la possibilità poi con la Vitality e la Nigro di giocare il pallone. Espulsione della numero 4, Jamila Tedesco, quindi superiorità per la città di Cosenza Tubisider. E Andrea Posterivo che chiama il time out per sfruttare al meglio questa superiorità. Imperia 7, Cosenza 2, 5 minuti 4 secondi alla fine di questo terzo quarto. Imperia che, lo dicevamo, è in testa alla classifica con 9 punti insieme al plebiscito Padova. Del resto sono le due squadre, le uniche due squadre a punteggio pieno, le due squadre che si sono giocate lo scudetto nella passata stagione in una finale davvero incredibile, ricca di pathos. È stato tutti si aspettavano Catania, alla fine sono arrivate Imperia e Padova a giocarsi la finale. Imperia che ha giocato la prima in casa, era il 4 maggio, ha vinto 7-6, poi ha perso a Padova l'11 maggio 9-4 e infine nel terzo e decisivo match ha vinto 5-4, cucendosi di fatto lo scudetto sulla calottina. Vitality, facciamo girare il pallone dalle parti di Blanca Gil, vai Blanca, da lì che fai male, niente da fare, viene murata Blanca, che poi commette fallo e si riparte dal possesso palla Imperia. Nella circostanza è stata brava Giulia Emmolo a murare la conclusione di Blanca Gil. Attacca Imperia, out di destra, la Drocco, va a scarico per la Moretti, si fa vedere in orizzontale e riceve il pallone la Bencardino. Il direttore di gara chiama l'espulsione della, non riusciamo a capire, della numero 8, città di Cosenza, Nicolai, attenzione dall'altra parte con Lara Latte in posizione centrale, pallone per la Emmolo, scarico per Bencardino, Bencardino arretra un po', vediamo se riesce a trovare una conclusione, va a concludere sulla traversa, non riesce a ripartire Cosenza per il fallo della Emmolo su Zoe Arancini. Lacetino, molto dietro Giusi, va a giocare un pallone largo per Carolina Nicolai, Carolina nuota, prova a sfondare centralmente, gli si pone dinanzi la Drocco, il pallone per Roberta Motta, vai Roberta da lì, vai far male, niente da fare, ha provato a beffare la Gorlero sul proprio palo, sembrava che la Gorlero avesse deviato il pallone, non secondo il direttore di gara, anzi sì, il direttore di gara consegna il pallone a Roberta Motta, che va a giocare il pallone, nuovamente 30 secondi a disposizione, pallone per Blanca Gil,
che riesce a trovare la conclusione con la Corlero, che fa l'ennesima parata prodigiosa. Si resta sul 7-2 a 3 minuti e 26 secondi dalla fine di questo terzo quarto. Imperia che va a gestire il pallone ora con Laura Drocco a scarico per Martina Bencardino, una rete per la Bencardino in questa gara. Giulia Emolo, la talentuosa giocatrice dell'Imperia. Ancora la Emolo, prova a sorpresa a concludere, non inquadra la porta proprio alla fine, allo scadere dei 30 secondi. Noemi Vitaliti attende il movimento, portiamo il doppio centro boa con Zoe Arancini e Blanca Gil. Si allarga la Nicolai, riceve la Motta, di ritorno per la Vitaliti, non si aspettava il passaggio Noemi. 10 secondi ragazzi, dobbiamo provare a concludere. 8 secondi, 7 secondi, la Motta per la Gil, prova a girarsi, Blanca! Conclusione alta, sopra la traversa. Time out richiesto da Marco Capanna per la Rarinantes Imperia. Dalla formazione dell'Imperia. Fino ad ora decisamente migliore in vasca i due portieri, Divina Nigro e Giulia Corlero. Divina Nigro che è un classe 1997, cresciuta ovviamente nelle giovanili proprio nel Cosenza. Divina a livello giovanile ha vinto tantissimo, conquistando anche proprio la nazionale giovanile. Miglior portiere nel campionato nazionale Under 15 nel 2012, nel 2013 secondo posto nel trofeo delle regioni a Tolentino e miglior portiere della nazionale Under 19. Poi nel 2014, oltre alla promozione in Serie 1, miglior portiere primo posto con l'Under 17, terzo posto con l'Under 19 e quinto posto con l'Under 18. Divina ha fatto cose eccezionali, così come molte delle sue attuali compagne, ad esempio Giosi Citino. Seguiamo questa azione però dell'Imperia, 2 minuti e 27 secondi alla fine del terzo quarto. La Stieber va a notare il movimento da parte della Motta che scivola all'indietro, poi va a servire un ottimo pallone lì dove si fa trovare e va a rete la Borriello. La Nicolai se l'è dimenticata, la Borriello trova il pallone sul passaggio della Motta. È assegnato quindi la numero 3 Elena Borriello, che va a siglare anche la rete dell'8-2 per Imperia. Al momento il parziale è di 3-0 in questo terzo quarto in favore di Imperia. 0-2, 2-3, 3-0, questi i parziali fino ad ora. L'Adamico per la Vitaliti. Allora, Noemi in posizione 2, portiamo la doppia mancina con Silvia Motta, con Roberta Motta in posizione 1. Va a concludere proprio ora Roberta, pallone che però termina sul fondo. Niente da fare per Cosenza, che ribadiamo soprattutto nel secondo quarto ha giocato un'ottima gara. Poi quando contro hai un portiere come la Corlero e conclusioni che sembrano vincenti a colpo sicuro vengono neutralizzate con prodigiosi interventi anche a livello psicologico. Di fatto le squadre un po' si demoralizzano, però siamo ancora a giocare, a far gioco e a provare a concludere. L'Adamico, ancora lei, Giulia Corlero, a deviare il pallone sulla traversa. 8 abbondante sino ad ora per Giulia Corlero. Sta facendo una grandissima partita. Agnese D'Amico la mano calda, di là del gol, ha messo a segno nel secondo quarto, pochi istanti fa è andata a concludere. Mentre ora seguiamo la Casanova con Divina Nigro, che dimostra alla Corlero che anche lei vuole arrivare ai livelli proprio della sua collega che gioca nell'Imperia, squadra che ricordiamo è campione d'Italia, ha vinto lo scudetto nella passata stagione. La Vitaliti, vediamo se Noemi da lì ci prova, il pallone va ad accarezzare il palo alla destra della Corlero e termina sul fondo.
niente da fare per Cosenza. Queste due circostanze con l'Adamico e la Vitality ci ha provato. La bravura della Corlero e la sfortuna con il palo colpito dalla Vitality hanno detto di no a Cosenza. La Stieber, posizione 1, a 11 secondi, ragiona la Emmolo, poi la Stieber ancora, 5 secondi, conclude vincente, a 5 secondi la Stieber mette la sua firma col terzo gol personale, miglior realizzatrice in questo momento della gara, 9-2 Imperia. Quando accelera la squadra di Capanna è devastante, quando si consente alla squadra di Marco Capanna di poter giocare e di avere anche secondi per ragionare, fanno male. Prova la D'Amico, una conclusione, ancora una volta la Corlero va a deviare il pallone che sembrava destinato all'incrocio dei pali. Finisce il terzo quarto, Imperia davanti 9-2 su Cosenza, pochi secondi e ci sarà l'ultimo quarto di questa sfida tra Città di Cosenza Tubisider e Rarinantes Imperia, tra poco. Tutto pronto per l'ultimo quarto tra Città di Cosenza Tubisider e Imperia, 9-2 per la squadra ospite, un più 7 quello della squadra di Marco Capanna che ormai ha messo al sicuro questa gara con 3 punti, sembrano ormai certi. Ultima contesa, le prime 3 le ha vinte Imperia, ora mandiamo ad effettuare questa contesa Veronica De Cuia contro l'Aralat, arriva prima l'Aralat, 4 su 4 per Imperia a livello di contese, gioca il primo pallone dell'ultimo quarto, la squadra ligure con la Borriello in possesso del pallone, va a fare movimento in posizione 1 la Stieber, riceve però in posizione 5 la Pomeri che aspetta il movimento delle compagne, va a giocare a scarico per la Stieber che ragiona, ora Imperia gioca forte di un più 7 quindi fa scorrere anche il tempo, pochi secondi alla fine, lascia il pallone la Motta in Cosenza che recupera la sfera. Divina Nigro per Noemi Vitaliti, Agnese D'Amico, Veronica De Cuia, Agnese D'Amico. Agnese posizione centrale, da lì ha segnato il suo unico gol in questa gara, ma che gol, bellissimo. Lei e Giusy Citino hanno finora segnato, prova a concludere la D'Amico, pallone che termina sul fondo. 6 minuti, 56 secondi alla fine di quest'ultimo quarto con Imperia che usufruisce dell'uomo in più. Roberta Motta viene espulsa. Espulsione, Città di Cosenza. E quindi la squadra ligure forte del più 1 in acqua. Ora va a giocare questa superiorità con la Motta, la Stieber. Cambio campo, posizione 2, Bencardino, Stieber ancora, cambio campo per la Ralat, conclude la traversa, arriva come un falco la Borriello che legge bene l'azione ed è la più lesta, la più veloce ad arrivare sulla sfera e a depositarla in rete per il gol del 10-2 Imperia. Il massimo dei gol che ha subito la squadra ligure in questo inizio di stagione, 3 contro il Rapallo fuori casa e 3 contro la Sis Roma in casa. Nella prima giornata solo 2 le reti subite da Messina ed ora 2 le reti subite qui a Cosenza. Attenzione a questa azione con la Vitaliti che ha provato ad agganciare la sfera provando a battere in uscita la Corlero, niente da fare. Miglior in vasca al momento Giulia Corlero che si è esaltata sulle conclusioni delle nostre ragazze. Seguiamo ora questa azione della Motta, Silvia Motta, felice di ritrovare qui a Cosenza la sorella Roberta. Per giunta Silvia aveva proprio richiesto a gran voce ad Imperia la sorella Roberta, Roberta invece
è voluta proprio restare a Cosenza, l'ho ricordato lei in un'intervista a fine stagione l'anno scorso dopo la promozione dalla Serie 2 alla Serie 1. Cosenza ora prova ad attaccare con Agnese D'Amico, pallone per Blancacil, si gira, viene murata dall'ottima fase difensiva della Pomeri. Giulia Gorlero, dicevamo, migliore in acqua, anche lei cresciuta nel vivaio della Raninantes Imperia, esordito in A1 così come la Emmolo nel 2008-2009 e con la nazionale Juniores, pensate, ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei di categoria nel 2008. Seguiamo intanto questa azione con l'errore sotto misura da parte della Bencardino. Diciamo Giulia Gorlero che ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei nel 2008 e l'anno successivo è stata convocata proprio nella nazionale maggiore, con la quale ha preso parte anche ai campionati mondiali di Shanghai nel 2011, a due edizioni della World League, vincendo anche l'argento nel 2011. Mentre ora c'è l'espulsione dell'Arlat con la superiorità in favore della città di Cosenza Tubisider. Siamo a 4 minuti e 48 secondi alla fine di questa gara, che ormai ha davvero poco da dire. È andata in doppia cifra Imperia, che ha 10 reti, 2 per la città di Cosenza Tubisider. Facciamo girare il pallone. Motta riceve dalla Vitaliti, ancora Noemi, conclude la Vitaliti e la Gorlero sembra davvero insuperabile. L'ennesima parata prodigiosa della Gorlero. Zoe Arancini, Blancacil, Vitaliti, Arancini, conclude Zoe, nuovamente la Gorlero, un film già visto. Giulia Gorlero che si esalta sulle conclusioni delle nostre ragazze. E riparte Imperia, che è forte anche del suo portiere, delle parate della Gorlero, ovviamente va a imbastire l'ennesima azione d'attacco con la Stieber, la Pomeri, il pressing della Vitaliti che commette fallo sulla Pomeri, conclusione la Pomeri centrale, la parata di Divina Nigro. Rimette subito in gioco il pallone per Agnese D'Amico. Profondo, in una zona dove Zoe Arancini riesce a vincere il duello e a staccarsi dalla Stieber, che non l'ha mollato un attimo in questa gara. Pallone scarico centrale in posizione 3 per la D'Amico. Poi nuovamente Zoe Arancini, Agnese D'Amico, posizione centrale. Vediamo se ci prova nuovamente Agnese da lì. E il palo le dice di no. Time out richiesto da Imperia. Marco Capanna vuole a sé e chiama a sé le sue ragazze a 3 minuti e 33 secondi dalla fine di questo match. Rispunta il sole qui sulla piscina olimpionica di Cosenza a 3 minuti e 33 secondi. Cosa dire di questa partita? Che Imperia si dimostra veramente la migliore squadra in Italia. Imperia Padova sono davvero le migliori formazioni che abbiamo qui in Italia. Cosenza però, che come dicevamo è un inizio di sofferenza, perché in queste prime 4 giornate 4 sconfitte sono dure da digerire, però va detto una cosa: nelle prime 3 ce la siamo giocata alla pari contro chiunque, perdendo di misura ad esempio nell'ultimo match contro Rapallo fuori casa. Con Prato ce la siamo giocata alla pari, pur perdendo in casa. Ora dobbiamo cercare, anche perché il calendario proprio sul finale del girone di andata ci porterà a dover dare il massimo negli scontri diretti contro Roma e Firenze, mentre novembre sarà un mese di scontri diretti per Imperia, scontri diretti per lo scudetto, che affronteranno Padova, affronteranno Catania. Mentre ora recuperiamo un bel pallone. Attenzione, perché possiamo partire con la Vitaliti. Vai Noemi, nuota Noemi. Attenzione a Noemi dal lato buono. Vediamo se riesce a servire. Zero Arancini! Cosenza 3!
Imperia 10, gran bella rete da parte di Cosenza sull'asse Nicolai Vitaliti Arancini, quest'ultima batte la Gorlero, quasi incredula Zoe Arancini perché la Gorlero ha fatto i miracoli sino ad ora. Zoe Arancini riesce a siglare la sua prima rete personale, una rete a testa per Arancini, D'Amico e Citino. Mentre la Gorlero è stato dato un po' di riposo, fatta respirare Marco Capanna facendo entrare Cecilia Solaini ed è stata battuta la Solaini qualche istante fa dalla Arancini. Recuperiamo il pallone con la Vitaliti, pallone nuovamente per Zoe, attenzione alla Arancini, prova a liberarsi per una conclusione, non ci riesce, frena la sua avanzata, gioca a scarico per la Citino, la Citino prova un passaggio per la D'Amico, niente da fare, si sono scambiati la posizione, Giussi Citino e Agnese D'Amico, alla fine Imperia ha difeso bene, 2 minuti 12 secondi alla fine di questo match che vede Imperia davanti 10-3 su Cosenza. Attenzione a questa azione con la Casanova che è brava a girare in rete il pallone per la sua terza rete personale, miglior marcatrice Elisa Casanova insieme a Mercedes Stieber, 11-3. 2-1 il parziale in quest'ultimo quarto in favore di Imperia. Imperia che ha fatto valere i muscoli, ha fatto valere l'esperienza, ha fatto valere la sua superiorità anche tattica, tecnica, ripetiamo. E non si potevano chiedere punti quest'oggi alla nostra squadra, al nostro sette rosa, l'impegno era troppo probante, però va detto che è anche da queste partite, da queste sconfitte che si cresce e si diventa anche più forti, perché è vero che stiamo perdendo 11-3, però il rischio, lo diciamo chiaramente, era quello di perdere tanto, davvero tanto a poco, invece stiamo giocando un'ottima gara. Ora la Motta ha provato a concludere con la Solaini che si è esaltata, in due tempi ha fatto suo il pallone, siamo già dalla parte opposta con la Motta che va ad inseguire un pallone, non riesce a giocarlo per la Emmolo che aveva provato ad incunearsi centralmente, Silvia Motta, scarico per Laura Drocco, su di lei Roberta Motta, la sfida tra le due numeri 11, poi la Emmolo che segna ma il gol non viene convalidato, chiede il pallone la Motta, lo riceve in questo momento Roberta, il fallo su di lei della Drocco, attenzione al movimento della Citino, dalla parte opposta c'è la Nicolai, Carolina riceve il pallone, lo gioca per Giuseppe Citino che prova a liberarsi e fa il miracolo la Solaini. Ultimo minuto di gioco in questa gara che vede Imperia davanti 11-3, migliore in vasca possiamo dirlo senza dubbi, Giulia Gorlero portiere della Rainantes Imperia, ottima gara anche per Elisa Casanova e Mercedes Stieber, miglior realizzatrice in questa partita con 3 reti a testa, 2 reti per Elena Borriello e poi una rete a testa per Motta Emmolo e Bencardino. Mentre ora dà la possibilità anche Andrea Posterivo di respirare al nostro portiere Divina Nigro, che viene sostituita da Angela Manna. 56 secondi alla fine di questa gara. Rientra in acqua anche Rita De Mari per la città di Cosenza Tubi Sider, fuori Noemi Vitaliti, Carolina Nicolai. Seguiamo questa azione ora con 56 secondi alla fine di questo match e 30 secondi per concludere in favore della città di Cosenza Tubi Sider, fallo della Casanova sulla D'Amico, la D'Amico per la De Mari, poi la Motta, Roberta Motta, su di lei il pressing della Amoretti, Agnese D'Amico per Blanca Gill, prova a liberarsi, non c'è fallo secondo il direttore di gara sulla Gill,
33 secondi alla fine del match. Imperi attacca out di destra, versante d'attacco ligure con la trocco in orizzontale per la Ralat, la Amoretti. Si fa vedere la Casanova che riceve e viene fermata dalla D'Amico, che viene espulsa. Espulsa Agnese D'Amico ed è l'ultimo, è il terzo fallo, quindi non potrà più rientrare D'Amico, ma la gara è finita, 5 secondi, vediamo se la Ralat conclude. Lo fa invece sulla traversa, proprio sulla sirena, la Amoretti. Finisce la gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie 1 femminile. Imperia batte Cosenza 11-3 per quanto riguarda i parziali 0-2, 2-3, 0-4, 1-2, come potete vedere in grafica. Cosenza che soprattutto nel secondo e nell'ultimo quarto ha decisamente tenuto testa alle migliori d'Italia, alle campionesse d'Italia. Per quanto riguarda il resto della gara, davvero battere Imperia era troppo, però è stata fatta una gara di carattere. 11-3 risultato finale, questi sono invece i risultati della giornata, come potete vedere. Spicca proprio la vittoria di Imperia 11-3 qui a Cosenza. Per il momento è davvero tutto, da Piero Bria il saluto a voi tutti, linea che va a Bordo Vasca dove c'è Antonello Greco con i protagonisti del match. Siamo con il tecnico della città di Cosenza, della Tubisider, Andrea Posterivo. Andrea, è stata una partita quest'oggi vinta da Imperia 11-3, cosa hai visto di buono della tua squadra quest'oggi? Ma sul risultato penso che ci sia poco da dire, l'Imperia è la squadra campione d'Italia, noi dovevamo fare la nostra partita. In alcuni momenti l'atteggiamento delle ragazze non mi è piaciuto, devo dire la verità, perché avevo chiesto loro di affrontare questa partita e la partita di Padova con la mente sgombra da ogni problema, perché non sono queste le partite dove dobbiamo fare il risultato, però dovevamo provare un po' di più, soprattutto dovevamo provare un po' di più a divertirci, cosa che in alcuni momenti della gara non c'è stata. Contro l'Imperia si può perdere, ci mancherebbe altro, non è questo quello che chiediamo alle ragazze, però gli si chiede sicuramente un atteggiamento più determinato in alcune situazioni di gioco. Ci abbiamo provato, potevamo fare meglio, dobbiamo fare meglio, adesso ci aspetta Padova sabato prossimo, sarà una partita sulla falsa riga di queste. Chiedo appunto proprio alle ragazze, lo richiederò anche in settimana, di essere più serene, perché poi dopo inizierà veramente il nostro campionato, inizieranno il ciclo delle partite dove dovremo portare punti, quindi queste ce le dobbiamo giocare con la gioia di poter giocare contro la squadra campione d'Italia e sabato contro Padova, che ha perso la finale scudetto all'ultimo tempo. Di sicuro questa è una partita che comunque a livello di esperienza aumenta un po' il gioco delle tue ragazze. Vedremo ovviamente nelle finali di stagione le gare più decisive, perché giocheremo comunque scontri diretti e lì dovrà esserci la vera città di Cosenza, dovrà uscire lì per fare punti. Sì, però il carattere lo dobbiamo togliere anche in queste partite, dove magari c'è un gap tecnico sicuramente visibile, però l'impatto, l'impegno, l'attenzione deve essere massimale, perché sennò ci si espone a brutte figure. Oggi non è stata una brutta figura, però siccome conosco le ragazze, so quello che possono dare, penso che qualcosina in più l'avrebbero potuta fare, ripeto, soprattutto nella voglia di poter giocare, di divertirsi, cosa che in alcuni tratti della partita oggi non c'è stata. Ringraziamo Andrea Posterivo, vediamo se arriverà qualcun altro ai nostri microfoni. Siamo con il tecnico di Imperia, Marco Capanna. È stata una partita vinta 11-3 dalla sua squadra, di sicuro ovviamente la superiorità si è vista in vasca, ovviamente non c'erano dubbi. Questa squadra dove può arrivare, può ovviamente raggiungere l'obiettivo che è stato già raggiunto la scorsa stagione? Ci proviamo, anzi proviamo a fare meglio, se è possibile. Era l'unica motivazione che ci potevamo dare, lavoriamo per quello.
e lo stiamo facendo nel migliore dei modi secondo me, perché stiamo acquisendo mentalità rispetto al passato. Non è mai scontato vincere, neanche qua assolutamente, perché comunque la squadra è organizzata, giocare all'aperto non è semplice e noi non abbiamo la qualità per sederci mai, però abbiamo fame e credo che per una squadra come il Cosenza a inizio percorso possa essere un bel segnale di dove si può arrivare con un gruppo compatto di locale. Come ha visto Cosenza? Ma l'ho visto molto bene, ho visto molto bene in generale l'organizzazione, il tifo, il gruppo, anche come hanno giocato, ordinate, aggressive. Questa secondo me è la base, è il futuro. È chiaro che all'inizio si faticherà un po', i risultati non devono far perdere entusiasmo, però io credo che possa fare bene, che possa salvarsi e che possa aprire un ciclo importante in Serie A 1. Ringraziamo Marco Capanna e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo, in bocca al lupo a voi. È tutto qui dalla piscina olimpionica di Cosenza, noi ovviamente vi salutiamo e ci ritroveremo per la prossima partita della città di Cosenza, Tubisider.